Riprendo un po' il discorso di questa sessione. No, riprendo un po' le cose che sono già state dette, ovviamente vado più veloce su quello. Anch'io penso, come intellettualmente, che siamo di fronte a un fenomeno destinato a durare. E lo penso in particolare perché a me sembra che il Movimento 5 Stelle aderisca quasi drasticamente a una serie di trasformazioni che ci sono state quasi tutti i campi della società. L'economia ha parlato benissimo Carlo, cosa sulla politica che diceva Roberto, aspetti culturali. E quando un fenomeno aderisce quasi come se fosse una conseguenza naturale a una serie di trasformazioni, è difficile che finisca in fretta ed è invece più facile il discorso. Del primo aspetto di questa trasformazione che voglio parlare ha già detto molto Carlo, io sintetizzo l'aspetto così. Il capitalismo contemporaneo è partecipativo, ha molti aspetti partecipativi, ovviamente una forma di partecipazione particolare, però richiede al lavoro, al consumo e alla società nel suo insieme di partecipare attivamente alla creazione di valore, quasi più senza barriere, quasi più senza intermediazione. Sappiamo, il lavoro deve dare quasi tutto al processo produttivo, aspetti manuali, intellettuali, emotivi, relazionali, cose che abbiamo sentito tante volte. Il consumo è, da un lato, deve essere preso in tutte queste dimensioni, il consumatore, emotive, intellettuali, cognitive. Dall'altro lato, sempre di più si chiede al consumatore di partecipare attivamente in forme diverse al processo produttivo, proliferano le comunità di consumatori di qualcosa che si trovano, si confrontano, si trovano. Usciamo insieme, usiamo la stessa macchina, allora facciamo una gita tutti con la stessa macchina. Insomma, il consumo e i consumatori devono partecipare al processo produttivo. La società nel suo insieme, in qualche modo, le reti, i rapporti, le forme delle reti, dei rapporti sono direttamente o indirettamente avvicinate alla produzione di valore di scambio, di fatto. Quindi la partecipazione diventa così importante anche dentro la sfera politica, secondo me, in origine perché è il modello di produzione, visto il particolare stato di crisi quasi permanente del capitalismo occidentale dagli anni 70 ad oggi, questa emissione forte di partecipazione che è funzionale a conquistare i mercati, approfondire i consumi, determinare una certa disciplina del lavoro. E quindi dentro questo sistema è come se crollassero le barriere tra impresa e società, cioè è come se impresa, le imprese del loro complesso, comprese quelle finanziarie, dovessero in qualche modo andare sempre di più fuori di sé a cercare lavoratori di un certo tipo, processi sociali di un certo tipo, a raggiungere i consumatori, le menti e i corpi dei consumatori in un certo modo. Per farlo devono in qualche modo, e questa cosa che hanno formalmente descritto molto bene, diverse cose che ha scritto, assumere anche un pochino la forma con cui i processi sociali avvengono fuori dall'impresa. E internet è un po' il regno di questo meccanismo, cioè un ampio processo partecipativo di scambio, di interazione in diverse forme dentro la rete, che le imprese sempre più non soltanto utilizzano, a volte la richiedono, cioè tante imprese che pensano che sia bene fare certe cose invece che da sole, creare dei meccanismi partecipativi per cui consulenti, specialisti di qualche cosa, non consulenti, ma internauti, specialisti di qualcosa, la aiutino a formulare l'idea di marketing, di prodotto, eccetera. Per cui le barriere tra imprese e società diminuiscono, è come se quasi quasi si compenetrassero, perché l'impresa sempre di più tende a mimetizzarsi anche nella sua struttura organizzativa rispetto ad alcune forme spontanee di organizzazione sociale. Ovviamente ha una partecipazione a sovranità limitata, così come dentro le imprese sempre di più ci sono sempre comunità a sovranità limitata, gruppi di lavoro, eccetera. Così la partecipazione deve essere limitata a questo, cioè a intensificare sempre di più la partecipazione del lavoratore ai processi di lavoro, del consumatore al consumo e alla produzione, ma qui si deve fermare, ovviamente non devono essere messe in discussione le strategie, le decisioni di investimento, di marketing, eccetera. Quindi c'è un'apertura dell'impresa al processo sociale in questo senso, una mimesi, cioè quasi una sovrapposizione, una rete sempre più estesa, sempre più diffusa, non tutto avviene dentro l'impresa, ma sempre di più le cose che vengono fuori sono poi prodotte all'impresa.
soprattutto un elemento di tutte le imprese contemporanee, da quelle di produzione materiale a quelle di produzione materiale, è il fatto che prendono dentro di sé la critica che viene fatta. Cioè, io penso che il capitalismo contemporaneo sia un capitalismo che incorpora la sua critica che gli hanno fatto di fare i movimenti intellettuali, la critica che nasce nel sociale viene interiorizzata per essere resa funzionale a un processo ancora più approfondito, ancora più efficace di lavoro, di consumo e di riconduzione a sé dei processi sociali e delle relazioni sociali. Tutto questo, come diceva Carlo, tutta questa partecipazione avviene di fronte ai più giganteschi processi di concentrazione e di impermeabilità. Da un lato le barriere tra imprese e società vengono meno, dall'altra parte aumentano sulle decisioni fondamentali delle imprese, cioè su quelle di cui si decide dove cosa produrre, sui rapporti tra imprese e Stato. Qua l'impermeabilità dell'impresa diventa assoluta, mentre l'impresa siamo sul lato del far confluire a sé una serie di meccanismi. Nella politica, secondo me, contemporanea, ma da 20 anni, da 30 anni, meccanismi piuttosto simili di avvicinamento tra ciò che è alto e ciò che è basso, tra ciò che è dentro e ciò che è fuori. Prendiamo un aspetto della politica contemporanea, la politica mediatica, di cui probabilmente si parlerà anche dopo. Ma la cosiddetta mediatizzazione della politica, con tutti quei fenomeni che sappiamo, personalizzazione, la continua esposizione mediatica, in realtà da 20 anni fa finta e da un lato avvicina veramente il discorso ufficiale, pubblico, che fa il politico in televisione, al discorso cosiddetto della strada. Quindi il registro, il comportamento, il tipo di linguaggio della politica tende sempre più ad accreditarsi mettendosi nei panni, imitando la vita comune, la vita sociale, e il politico cerca costantemente, da tanto tempo, di far passare l'idea che è uno di noi, cioè il messaggio non è io sono quello che ne sa di più, io sono quello che ha fatto di più, come potrebbe essere 30, 40 anni fa, cioè il fatto che il politico fosse diverso da te, tu lo potrebbe per quello, che ha qualcosa che non sei. Mentre da tanto tempo c'è questo abbassamento, questo schiacciamento, che secondo me è riconducibile a generale schiacciamento tra cultura cosiddetta alta e cultura cosiddetta bassa, che c'è anche qua da 30 anni, ed è una simulazione di avvicinamento costante che il sistema politico e il sistema della vita quotidiana, chiamiamolo così, hanno visto tra di loro, perché la politica ha cercato, anche qua come l'impresa cerca di incentivare il consumo, la politica per cercare di incentivare il proprio consenso. Facendo così, la politica è diventata un elemento del sistema sociale, non solo per questo, che quasi quasi non si vede, cioè è percepito come quasi irrilevante, cioè è un pezzo del meccanismo sociale quotidiano e in particolare del flusso comunicativo quotidiano, di cui non si sente di dietro, non è un'istanza distinta. La politica moderna ha senso perché cerca di dare una forma alla società, per dare una forma doveva essere un po' esterna, ovviamente connessa, collegata in tanti modi. Doveva essere un altro luogo da cui il processo sociale capito, compreso, si cercava di modificare in una forma. Se la politica cade dentro il flusso della vita sociale quotidiana, soprattutto quando questo flusso è continuamente rappresentato mediaticamente, sondaggi, marketing, televisione, adesso internet, è difficile che la si percepisca come qualcosa di importante, soprattutto se dentro tutti questi sistemi, cioè la comunicazione, l'impresa, cultura diffusa, la politica sembra quello che conta di meno, e soprattutto che è meno efficace. Terza questione, l'incorporazione della critica. Come c'è l'impresa, c'è stata nell'Occidente tantissimo nella politica degli ultimi 20 anni, soprattutto attraverso il mito della cosiddetta società civile, cioè sistema politico, dal sistema politico abbiamo molto spesso questo messaggio, va benissimo, siamo diventati legittimi, nel senso di percepiti come sempre meno legittimi, come sempre meno autorevoli. Cresce questo mito in Italia, naturalmente in particolare la trattore poi, ma non è solo l'Italia, perché è tutta la struttura della rappresentanza politica legata a doppio filo alla società industriale, che è profonda in un periodo che entra in difficoltà con il declinare della società industriale e dei suoi corpi collettivi. Ma comunque è emerso in Italia in particolare, ma non solo, il mito della società civile, cioè di quel luogo esterno, sarebbe meglio, della politica, ma a cui costantemente da 20 anni la politica si richiama proprio come l'impresa si richiama ai processi,
ai processi creativi che succedono anni fuori. Per cui quando ci si avvicina alla campagna elettorale, non è da ora, ma è da 20 anni che è una corsa a dimostrare che tu non esisterai esponenti politici mai, pezzi di società civile, che il discorso che fai non è orientato all'interesse della politica, ma è orientato all'interesse della società civile, che la forma che ti dai assomiglia a quelle che ci sono nella società civile, e così via. È come se le critiche, anche in questo terreno, che i movimenti sociali fanno dalla fine degli anni 60, alla politica ufficiale e a quelle dei partiti fossero state completamente assunte dal sistema politico ufficiale, ovviamente in modo selettivo, fino ad arrivare al livello di oggi, in cui mediaticamente tutto questo tipo di critica e tutta la retorica della società civile è stato schiacciato sulla questione della casta e sul termine di casta. Poi c'è un altro aspetto. Si dice la cosiddetta governance, cioè il fatto che il processo di governo non è più esclusivamente pubblico, ma sempre di più, anche qua da diverso tempo, è una forma di contrattazione allargata tra poteri pubblici e poteri privati. Anche questa è una forma di relativizzazione delle distanze tra politica e società, di apparente o parziale avvicinamento, mischiamento, non so come dire, mescolamento tra una sfera che prima aveva la sua autonomia e l'altra sfera. E poi c'è il regno della simulazione vera e propria, che è un populismo idealistico come simulazione del fatto che il popolo e il potere sono vicini, senza niente di mezzo. Qua secondo me c'è un punto determinante, nel senso che sempre la politica, e sempre la politica da quando esiste il capitalismo, e ancora di più da quando il capitalismo è diventato quello che è ora, siccome le politiche popolari si fanno di tutto per evitare che siano fatte, certo successo, soprattutto da quando egemone è il neoliberismo. Tuttavia, come dimostra secondo me ultimamente l'esperienza del tentativo, per dirla in modo scheletrico e brutale, della borghesia italiana di farsi partito politico attraverso, per esempio, Scelta Civica, tentativo che non riesce mai, è perché proprio nel momento in cui fai meno politiche popolari, hai più bisogno del consenso popolare che può discendere dalle politiche che fa, devi discendere da qualche altra cosa. Tutti questi processi mediatici e tanti dei processi politici, secondo me, hanno come obiettivo non la società nel suo complesso, ma proprio i cittadini popolari, che nel momento in cui fai sempre più fatica a dargli lavoro, fai sempre più fatica a metterli in qualche modo dentro la scala sociale, in modo che ci sia una certa mobilità, fai sempre, vuoi sempre di meno fare delle politiche che in qualche modo ne migliorino la condizione, proprio in quel momento hai bisogno di richiamare costantemente la possibilità che i centri popolari ti diano un consenso. Quale sistema migliore del sistema populistico liberistico di tutto questo leader sembra emergere o si atteggia come uno che emerge direttamente dal popolo che lo rappresenta direttamente senza troppe comunicazioni. Le destre hanno sempre queste due risorse, da un lato c'è il populismo e dall'altra c'è la democrazia, a volte si tengono ancora secondo me l'esempio di Scelta Civica, cioè la questa volta esempio di come si possono ottenere, essendo nello stesso tempo tecnocratici, ma riproducendosi continuamente a registri populistici, antipolitici. Però non riesce, cioè il capitalismo non riesce ad avere una lista che lo rappresenti direttamente, ci vuole sempre qualcuno che sia capace di conquistare il consenso politico e in particolare il consenso dei centri popolari, cosa che difficilmente può riuscire a un momento come noi. Anche qua, diversi meccanismi di partecipazione reale, lo sappiamo che a livello locale ci sono tanti esperimenti incentivati dalle istituzioni. L'Unione Europea, una delle istituzioni neodemocratiche esistenti, non finanzia un progetto se non ci mette dentro la parola partecipazione. Quindi la partecipazione diventa un mantra delle politiche, messa da tutte le parti. Le barriere tra politica e società si sono quasi azzerate dai punti di vista che ho cercato di dire. Tutto questo, ancora una volta, mentre succedeva nella sostanza, cioè sulle scelte politiche di fondo, è esatto il contrario. Verticalizzazione dei luoghi della decisione politica e impermeabilità assoluta della politica ufficiale rispetto ai conflitti sociali. Quindi, come nella sfera economica, la dinamica, direi la dialettica che diceva Formenti tra partecipazione e verticalizzazione succede così. Su internet l'ha già detto lui, e quindi non lo dico, però ci sono esattamente questi tre processi. Allora, la prima conseguenza, secondo me, adesso lo voglio al 5 Stelle, perché secondo me il 5 Stelle nasce proprio in questo sistema di opposizioni, di cose che sembrano opposte e invece in questa fase stanno insieme.
La prima è appunto che tutte le istituzioni sociali portate di potere, a qualsiasi sfera appartengono, hanno questo modo costante di andare verso la società, quindi in qualche modo includerla i valori, le forme di relazione, però selezionando solo la parte utile ed escludendo quella non utile. La seconda cosa è che, siccome dentro questo sistema integrato, complesso è integrato, secondo me non significa semplice, ma molto complesso di relazioni produzione, consumo, politica, media, cultura diffusa, sembra che ci sia dentro tutto, ma perché in effetti sempre di più nel capitalismo contemporaneo c'è dentro tutto, c'è dentro la destra, c'è dentro la sinistra, ci sono valori dei movimenti, ci sono valori che sono il contrario di quelli dei movimenti. Se si prende per esempio tantissime pubblicità, io non ho mai sentito continuamente la parola rivoluzione così tanto spesso, la sento guardando la pubblicità, in una pubblicità subito c'è la parola rivoluzione. Sempre in più nelle pubblicità ci sono queste scene di comunità che si comprano il telefono team, per dire come i contenuti che una volta erano radicali sono continuamente immessi dentro questo sistema. E questo fa sì che, al posto di un punto di vista partigiano sulla realtà, che sembra che dà la percezione, come può essere diciamo, quello che proviamo a portare avanti noi, sembra totalmente inattuale, perché si percepisce che è un sistema che tiene dentro i suoi imposti. E allora, anche da chi fa politica da posizioni non proprio completamente coerenti con i sistemi di potere contemporaneo, si fa fatica a stare dal punto di vista dell'ottica, di un'ottica partigiana sulla realtà, come può essere l'ottica, l'ottica costruita a partire da una visione di classe, ma anche di altre visioni, e invece il piano diventa quello della vitalità, cioè i discorsi pubblici e anche le azioni collettive e l'organizzazione hanno questo piano, si parte dal punto e non dalla parte. Non per niente lo siamo in Occupy, siamo il 99%, non siamo il 20% o siamo il 15%, ma siamo sostanzialmente tutti, tranne quell'1% che governa il mondo. Ma secondo me questa caratteristica, che è una delle caratteristiche fondamentali del 5 Stelle, non nasce oggi. Nei movimenti territoriali contro le grandi opere c'è questa cosa, il non essere né destra né sinistra, il non essere popolare, non essere imprenditori, non essere cattolici, non essere laici, ma essere tutto nelle comunità mobilitate a livello locale. È presente da 10-15 anni. Io ho fatto una ricerca un po' lunga sulla Val di Susa e 5-6 anni fa mi colpiva proprio questo aspetto. L'attivista valsusino Emilio non si considera né di destra né di sinistra, non dà importanza ad altre sue identità, cioè al lavoro che fa, al fatto di essere religioso o meno, al fatto di essere giovane o anziano. La cosa che conta è che io sono un cittadino e dall'altra parte ci sono tutti quanti, dal segretario di Fondazione Comunista a Marchionne fino al presidente della Commissione Europea, stanno tutti nello stesso posto, mentre io sono un cittadino. Secondo me questi sono aspetti determinanti di quasi tutti i movimenti contemporanei, quelli territoriali ma anche quelli universitari che ci sono stati nel 2008, nel 2010, che ci sono in contestazione alla legge Gelmini. Se non ci stava in mezzo, facevamo un intervisto un po' di ricerca, fondamentalmente era questa la cosa che emergeva, cioè io non sono più un pezzo del sistema sociale, ma quando mi mobilito, anche dalla posizione, da un certo punto di vista radicale, di critica radicale, mi mobilito a nome di tutti quanti. Mi colpiva questa cosa vedendo lo streaming famoso Bersani 5 Stelle, quando 5 Stelle da Lombardi ha detto Bersani, noi non vogliamo le parti sociali perché noi siamo le parti sociali. È esattamente lo stesso meccanismo. Gli attivisti dei movimenti degli ultimi anni difficilmente ti dicono sono mobilitato perché sono uno studente, perché sono un ricercatore o perché sono un'altra cosa. Mi mobilito perché sono un cittadino, cioè sono qualche cosa che riguarda la totalità del sistema sociale e non solo penso. Esattamente come lei dice, non chiamo le parti sociali perché io sono le parti sociali e sono tutte contemporaneamente, quindi posso parlare a nome di Conf Commercio come a nome di Comas, perché tengo tutto insieme. Il 5 Stelle io penso che sia un compendio di tutti questi processi, a livello di forma perché tiene insieme i due aspetti dialettici sulla partecipazione, attivazione diffusa, il fatto che io attraverso verità piuttosto che dico, intervengo, eccetera, ma poi con la decisione sempre più
accettata. Io qua sono anche piuttosto pessimista sull'elettorato, cioè io temo che le critiche alla democrazia interna dei 5 Stelle, nella gran parte del suo elettorato, se studiamo la componente di cui diceva Formenti, più abituata, magari che è la sinistra, che ha certe idee su cosa vuol dire un internet veramente democratico, se li togliamo da parte, la quantifico così per sparare, ovviamente non conosciamo, 5-8% su quel 25%, anche in base alle ricerche che sono state fatte adesso, su cosa ne pensa della democrazia interna, non interessa quasi a nessuno dei suoi elettori, come se quelli della Lega li avrebbero meno, ma la posto. Non sono interessati, perché la democrazia contemporanea, secondo me, anche a livello, diciamo, di massa, è percepita in questa contraddittorietà. Io voglio allo stesso tempo partecipare, essere tenuto in considerazione, ma nello stesso tempo, se posso delegare quasi con lo stesso gesto a qualcuno che mi possa un po' ridurre la complessità di questa vita, lo faccio anche volentieri. Se poi posso qualcuno, mentre decide tutto, mi dare la questione che decido tutto io, la questione diventa sostanzialmente perfetta. Ci sono quindi dentro 5 Stelle le contraddizioni della democrazia digitale, ci sono insieme altri aspetti della democrazia contemporanea. Intanto, i suoi attivisti sono fatti nella rappresentazione, che viene data dai suoi due leader, da individui, non da corpi, non da gruppi, non da collettivi, non da istanze, ma da persone che devono sempre rimanere individui. Fabia viene mandato via fondamentalmente perché ha fatto un'assemblea sospettabile di diventare un'area culturale interna. Quindi, dentro ci devono essere solo degli individui. Dentro ci devono essere solo delle idee singole, e questo a me ricorda moltissimo il problema storico aziendale, cioè non esiste un'opzione di fondo, esiste il problema ed esiste una soluzione. La soluzione al problema non è né di destra né di sinistra, perché il problema è oggettivo, cioè non contano le rappresentazioni di quel problema, il problema si dà nei fatti, è quello. A quel problema non si danno risposte di tipo politico, soluzioni parallele di fondo, si danno delle soluzioni. Come può fare un buon manager, come può fare un buon specialista. Quindi c'è una professionalizzazione estrema del rapporto con la politica che raggiunge sul punto di visibilità estrema il fatto che si accede via curriculum alla possibilità di candidarsi con l'idea che il curriculum dica tutto di te, cioè che tu sia il tuo percorso professionale molto di più che non la questione politica, che è meglio se non hai per accedere a queste cariche. Naturalmente questo meccanismo è come tutti gli altri ambivalente, non ha un elemento soltanto di professionalizzazione aziendalistica, ha anche quella retorica meritocratica ed egualitaristica, per cui facendo così possono accedere tutti alle cariche del cittadino comune senza dover essere legati al capocorrente o a chiunque altro. Naturalmente il successo di questi meccanismi affonda in tutti i difetti storici, di quelli che sono stati i partiti politici negli ultimi 30 anni, ma che i partiti politici anche a loro livelli più alti hanno avuto quasi per forza, quasi perché sono per certi versi ineliminabili nella pratica politica. Cioè il fatto che ci siano aree interne, ci siano gerarchie interne, è difficilissimo da eliminare. Così come è difficilissimo eliminare i nostri problemi all'interno dei meccanismi di partecipazione. Da un lato, la infinita proliferazione di discussione assemblearistica se introduci dei meccanismi di partecipazione. Perché lo sappiamo tutti, sperimentiamo, non è facile prendere una decisione in un'assemblea. Dall'altra parte, la continua esigenza per un organismo politico che sia unitario, cioè che guardi avanti istanze coerenti tra di loro in modo omogeneo sul territorio nazionale, di avere dei luoghi decisionali che sono, hanno bisogno a volte di essere definitivamente più veloci e stretti di quelli partecipanti. Queste contraddizioni, queste difficoltà di qualsiasi decisione politica sono quasi eterne e sono risolvibili o una loro risoluzione avvicinabile soltanto attraverso meccanismi molto sofisticati. È chiaro che però, vista un po' la degenerazione dei partiti, un po' il fatto che queste contraddizioni che si è cercate di risolvere all'interno dei partiti attraverso un'organizzazione interna che ricalca quella della democrazia rappresentativa statuale. Nel momento in cui entra in crisi la democrazia rappresentativa statuale, anche l'organizzazione interna del partito ha, diciamo, gli stessi problemi di attualità.
E quindi la retorica per cui ignoreremo, possiamo farci fare senza queste complicazioni, ha una grandissima forza e una grandissima capacità. Vorrei sottolineare un altro aspetto. Appunto, la politica così appare molto schiacciata su singole cose, su poche opzioni parlamentari. Nello stesso tempo, alla contraddizione, se c'è, secondo me, l'unica forza politica che per le ultime elezioni italiane ha evocato una delle dimensioni fondamentali del politico, quella secondo cui è quella che secondo Weber, se la toglievi, la politica non esisteva più, e cioè la profezia, la capacità di far intravedere una visione del mondo globale orientata soprattutto al futuro, cioè che attraverso una lettura del passato del presente, però ti porta là, ti dice che mondo ti aspetta. E in cui il leader o i leader che portano avanti questa profezia, ovviamente laicizzata e profezia politica, ti danno l'impressione che sono sempre un metro più avanti di te, cioè che hanno capito non quello che c'è oggi, ma quello che ci sarà tra 5 anni. Purtroppo, l'unica forza politica che ha sviluppato le forme di cui stiamo discutendo oggi, ma che c'era, era proprio il Movimento 5 Stelle, scusi la rete come religione. Comunque. Al di là sempre di quella minoranza che ha una conoscenza molto sofisticata dei meccanismi di internet, però l'idea che la rete sia il mondo del futuro può funzionare su un elettorato basso, proprio in quanto profezia e in quanto visione del mondo. Io direi che non c'era solo questa, però se c'è qualcuno che ha parlato tanto nei suoi comizi di stili di vita alternativi, necessità di uscire dalle schiacciatoie di produzione e consumo, di diminuire il tempo di lavoro, se c'è qualcuno che ha avuto anche il coraggio di andare su e sentire di fare un lavoro che è un brutto lavoro, bisogna evitarsi a impegnare, l'ha fatto lui. L'ha fatto lui perfino più di noi. Lui di prima. L'ha fatto prima. L'ha fatto più piccolo, adesso con la leva più scuola. L'ha fatto il 5 Stelle, quindi anche questa capacità di far intravedere dei futuri che appartengono alla storia della sinistra c'era, mentre la sinistra non ha sollecitato una profezia, no? Ti ha fatto intravedere un mondo, ti fa intravedere molto più spesso la difesa estrema di diritti e valori che sono costantemente minacciati e che si cerca di difendere, ma è difficile che ci sia una proiezione verso il futuro. Allora, chiudo su questa cosa. Già è stata sottolineata la vicinanza del modello di democrazia, una parentesi. Il 5 Stelle unifica anche le diverse forme con cui la rappresentanza classica di quel partito è stata sfidata in questi anni. È un movimento sociale per certi versi, è un partito azienda per altri versi, perché la sua sede è un'azienda privata, è un partito dei leader, come ce ne sono stati altri, ha una base meccanistica dove ci sono stati diversi movimenti contemporanei e ha questa dimensione tecnocratica del fatto che si decide e si avanza per competenze per la soluzione dei problemi. Quindi è come se le 5 Stelle tutte le critiche alla rappresentanza significassero in una forma. Io vorrei dire che poi dentro ci sono sinistra e destra, ma se prendiamo il programma e prendiamo la sua organizzazione interna, a me sembra che ci sia quasi una scissione. I contenuti sono prevalentemente di sinistra, sì, almeno a leggere il programma, poi secondo me è più complicato perché oltre alle cose di sinistra secondo me c'è un altro tono di fondo del programma del 5 Stelle, che è l'idea di un mercato, di un capitalismo nello stesso tempo giusto ma perfettamente concorrenziale, che sembra quasi un programma di un gigantesco processo di modernizzazione del capitalismo italiano, per cui bisogna eliminare la parte di capitalismo assistito, statalizzato, un po' parassitario, che è tipica del nostro capitalismo, e innescare invece un processo di competizione. Dentro il programma, secondo me, a volte è superficie, a volte sottotraccia, c'è l'idea del mercato perfetto, perfettamente concorrenziale, e in cui, mentre si sa che il capitalismo non è questo, ma il capitalismo è sempre il mercato più Stato. Lì spesso c'è l'idea di mercato senza Stato, e quindi di una società autoregolata. Ma tolto questo elemento, diciamo che l'80% dei contenuti, come si diceva, provengono dalle mobilizzazioni, le lotte e poi quando sono ricerche. Secondo me la destra è in gran parte nella forma del 5 Stelle, più che nei contenuti, nella sua forma organizzativa proprio, e anche nell'approccio quasi antropologico dei suoi attivisti e dei suoi eletti, e in questa facilità di sottomettersi a una forma di totalità che in tutto si chiede.
è anche un rischio che il ricevimento, tra virgolette, rivoluzionario, nel senso che io sono una forza rivoluzionaria che si integra al sistema precedente, per essere potenta, come si è visto ultimamente con le Quirinali, per essere potenti, cioè per evitare il filtrato, sviluppa una paranoia quasi stagnante, cioè qui potenzialmente ci sono da tutte le parti. E quindi qua si potrebbe riprodurre un'ondata di passaggio dalla democrazia diretta a inclinazioni autoritarie che nella storia si è già vista, perché è proprio le forme irrigidite. Soprattutto secondo me quando queste forme irrigidite di tanto di rappresentazione di se stessi, poi di azione politica, sviluppano una visione della società, appunto, come ha detto tra gli altri i collettivi, totalmente a conflittuali, in cui nella società conflitti non ci sono, e se ci sono, sono tutti dentro i 5 Stelle, quindi ce ne siamo parlando. Perché un fatto di campagna elettorale fondamentale che mi ha colpito è che quando Grillo fa un bel discorso e dice abbassate le bandiere all'ottavo, perché adesso l'ottavo sono dentro i 5 Stelle, non c'è più bisogno che voi facciate il vostro comitato, in ottavo le abbassa. Se glielo dicevamo qua, qui ci tiravamo a dire qualcosa. E invece lì le abbassa. E quindi c'è questo meccanismo per tutta la contraddizione sociale che è già nei 5 Stelle. Perché potrebbe essere interessante se io fossi un'elite economica a un progetto di questo tipo? Perché a me sembra che tra le sue varie inclinazioni contraddittorie ce ne sia una di immaginare, almeno prefigurare, molto evocato, ma non ovviamente delineato, un modello di democrazia in cui, siccome in quell'orecchio ci sono più partiti, perché non serve quel tipo di competizione basata su visioni generalistiche, ma si compete sulle idee, cioè sulle singole idee. E i cittadini partecipano sulla singola idea, perché la piattaforma del Casaleggio sembra stia sviluppando di partecipazione, quella per cui l'elettore 5 Stelle dà dei suggerimenti sulla singola legge al parlamentare 5 Stelle. Il cittadino partecipa sulla singola cosa, con un referendum, eccetera, ma non c'è più la competizione politica sulle opzioni strategiche generali. Il elettore militante attivista partecipa spesso e volentieri da casa sua o anche in gruppi, ma rimanendo sempre un individuo, quindi è evitata la costruzione di corpi collettivi. Dominano, dominerebbero, come ho detto, così, tutte le forme di consultazione che avvengono attraverso la rete. E si eliminerebbe quel tipo di mediazione tra economia e società che, con tutti i suoi limiti, difetti, la sua decadenza, il suo declino, sono messa all'altezza di questo mondo, tuttora, nonostante se non c'è così, la democrazia parlamentare, almeno a tratti, avendo la necessità del consenso, interpone tra bisogno del business e popolazione. Ancora adesso, le elite economiche considerano questo schema di democrazia rappresentativa che è rimasto troppo costoso e fastidioso, usa e così. Un modello più fluido, in cui non ci sono competizioni generali, ma soltanto sulle singole questioni. Se io fosse, insomma, uno che ha tanti soldi, non lo vedrei proprio malissimo. Non voglio schiacciare la 5 Stelle su questo elemento. Secondo me corre questo rischio, ma c'è anche una prova, la sua dimensione opposta. E chiudo dicendo questo: la somiglianza tra la democrazia diretta 5 Stelle e l'ideale di democrazia diretta di origine marxiana-marxista, cioè, alla fine c'è nell'ideale del comunismo l'estinzione dello Stato, in varie forme, Gramsci. Quasi tutti i quaderni del carcere hanno l'obiettivo di dire come si costruisce una società in cui sparisca la distinzione tra governanti e governati, o almeno si riduca fortemente, cioè come i governanti possono diventare governanti, è la retorica del 5 Stelle. Però non ci sono soltanto i 5 Stelle e la tradizione, l'ideale democratico di origine marxista dire questa cosa, c'è anche il neoliberalismo, le teorie neoliberali dicono che la politica non serve più. E che quindi la politica possa essere assimilata anche qua, un po' come diceva Engels, diversamente da Marx, che diceva che la società socialista, la politica può essere ridotta a diventare amministrazione delle cose, cioè un buon condominio quasi, perché non essendoci più la società di classe, ci sono più profili fondamentali, c'è la decisione sulle cose. Anche il neoliberismo fondamentalmente tende a dare questo tipo di schiacciamento e a definire la politica semplicemente come amministrazione, il resto è troppo. Quindi c'è come se ci fosse una convergenza tra elementi contraddittori, sono presenti tutti e tre. Il fatto che siano presenti tutti e tre crea una situazione talmente fluida e instabile di cui davvero conta chi sa fare politica, perché si capisca da che parte si va. Questo è fare politico, ovviamente qualcuno ha più capito.
capacità, non meno per quanto mi sto seguendo come meno. Ma a me sembra che visto che il 5 Stelle è un luogo in cui le contraddizioni della politica contemporanea si concentrano, mi sembra che comunque l'entrata di questo soggetto abbia un campo almeno altamente fluido, in cui nessun esito è predeterminato, le istituzioni possono cambiare velocissimamente.